Allora, se qualcuno volesse, abbiamo ancora del tempo a nostra disposizione, se qualcuno vuol fare una domanda per approfondire qualche cosa che non è stata chiara, per approfondire magari per spiegare, per trovare una spiegazione a qualche curiosità o problematica che avessi incontrato personalmente nel fare dei pagamenti digitali come questi, io sono ancora a disposizione, quindi se la domanda poi la potete fare utilizzando la chat della finestra dello streaming. Se ci sono domande importanti, poi le trattiamo insieme e ne parliamo insieme. E niente, facciamo in modo di condividere questa nostra informazione. Aspettiamo ancora un po' per vedere se ci sono domande, e poi io direi che ci possiamo anche lasciare. Avvio la presentazione. Allora, per chi comunque avesse perso anche qualche passaggio di questa nostra lunga discussione, vi ricordo che comunque sono previsti in calendario altri incontri come questo. I prossimi appuntamenti li faremo sempre in modalità online e sono previsti per il 14 e per il 16. L'ora dell'appuntamento è sempre questa, le 17:30. Vorrei anche ricordarvi che siamo in procinto di iniziare una sorta di tour live e incontreremo direttamente i cittadini per diffondere l'uso di queste tecnologie e andremo direttamente in molti comuni con il nostro stand di Regione Marche e saremo in quel caso a disposizione proprio di persona per interagire in maniera meno digitale con le persone e aiutarle a utilizzare questi strumenti. Allora, vi ricordo alcune date importanti. Le prossime date sono Falconara Marittima, ci saremo il 13, quindi lunedì 13, e saremo presso la Biblioteca Comunale. Poi il 14 saremo a Tolentino, presso il Mercato Comunale, in piazza Mauruzzi. Il 16 saremo a Porto Recanati, in corso Matteotti, di fronte al Comune. Quindi questi sono i prossimi appuntamenti dove ci possiamo incontrare di persona. Se qualcuno ha la possibilità, ci fa sempre piacere incontrare le persone e metterci a loro disposizione. Dunque, non so se l'ho detto, a Pecchio il 17 davanti al Palazzo delle Poste, Senigallia il 23 in piazza Aurelio Saffi. Aspetta ancora qualche comunicazione da parte vostra. Ovviamente in scaletta stiamo prevedendo altri incontri, il calendario è in via di definizione, man mano che lo implementiamo ve ne daremo debitamente comunicazione. Vi facciamo sapere quali sono i prossimi appuntamenti live. Allora, vedo che Elena del Ferro ci ha posto una domanda. Allora, sì, Elena chiede se i prossimi appuntamenti contengono gli stessi argomenti che abbiamo affrontato oggi.
Sì, Elena, sì, fondamentalmente parleremo con i cittadini e tratteremo questi argomenti. È ovvio che in maniera di presenza, senza il tempo che incalza, avremo modo di essere più chiari e di interagire in maniera più diretta con le persone, ma le problematiche sono quelle, diciamo, i temi affrontati sono quelli. Ti ricordo che le prossime date sono il 14 e il 16. 14 a Tolentino, il 16 a Porto Recanati e anche il 13 a Falconara Marittima. Allora, c'è un'altra domanda di Marzia Raggi. Allora, ci chiede se queste slide che ho utilizzato per il mio webinar. Se è possibile caricarle sul sito per poterle, diciamo, fornire a tutta la cittadinanza. Credo di sì, credo che a breve questo tutorial sarà reso pubblico e sarà possibile scaricare le slide, magari in PDF direttamente dal sito, penso proprio di sì. Allora, qui approfitto anche per dirvi che oltre a queste slide verrà comunque diffusa e resa liberamente scaricabile la registrazione di tutto l'incontro, di tutto il webinar. Quindi in qualunque momento potrete riascoltare i passaggi di questo tutorial ovunque voi siate. Quindi presto vi faremo sapere come fare ad avere la registrazione. Ah, un'altra cosa mi corre l'obbligo di ricordarvi. Allora, negli incontri che faremo con i cittadini, negli incontri live presso il nostro stand, i cittadini potranno richiedere direttamente lo SPID, potranno chiedere il rilascio dello SPID. Quindi saremo noi direttamente che procederemo ad effettuare quella fase, diciamo, importante di cui vi ho parlato, il riconoscimento, e vi daremo modo di avere direttamente lì il vostro SPID. È una comodità, diciamo, abbastanza di cui diciamo così, approfittare, direi. Anche perché, per quanto siano semplici le modalità che i gestori di identità mettono a disposizione attraverso i loro siti per avere lo SPID, ancora le competenze e la familiarità con certe procedure da parte dei cittadini non è proprio al massimo livello, quindi a volte queste procedure le si vedono come dei momenti difficili, in realtà non lo sono, però viviamo così perché ancora dobbiamo acquisire una certa familiarità con le procedure online. Quindi dobbiamo capire che sempre di più il nostro mondo è sempre più digitale. Purtroppo, e per fortuna, diciamo così, il digitale è uno strumento di cui non possiamo ormai fare a meno, nessuno di noi. Però ecco, se venite a trovarci allo stand, ci farà piacere conoscervi e comunque sarà un'occasione per avere lo speed in maniera semplice e rapida. Non vedo altre domande. Io direi che comunque il tempo a disposizione, ormai la nostra oretta l'abbiamo trascorsa, spero di non avervi, diciamo, così tediato intanto. Spero soprattutto che il tutorial sia stato molto utile a tutti voi e vi sia utile per cominciare a utilizzare queste nuove soluzioni tecnologiche che la Regione ci mette a disposizione. Io a questo punto vi saluto, vi ringrazio tutti e magari spero di incontrarvi ai prossimi appuntamenti, sia online sia in modalità live presso i nostri stand.
Grazie ancora e buonasera a tutti. Arrivederci.